buongiorno a tutti, sono Giulia Minghetti e partirei da alcune premesse. Come tutti sappiamo, la popolazione è in continuo aumento e la disponibilità di terreno fertile è in continua diminuzione. Inoltre la produzione di cibo è attualmente l'attività dell'uomo che ha il maggior impatto sul cambiamento climatico. Quindi, da studentessa di architettura, mi sono chiesta perché non unire in un'unica struttura l'abisso che attualmente, in termini spaziali, temporali ed intermediazione, divide la produzione di cibo dalla sua vendita. Per cui la risposta è stata proprio supermarket, che è acronimo di Sustainable Upper Production Multi Groups, e ha proprio l'obiettivo di rendere coltivabile il cemento degli impianti di vendita. Infatti il progetto intende generare un sistema sostenibile, urbano e integrato di produzione e distribuzione di frutta e verdura tramite serre fotovoltaiche e coltivazione fuori suolo installate sul tetto di super e ipermercati, progettando e realizzando un impianto a stretto contatto con la struttura di vendita della GDO. Quindi la rivoluzione sta nel modo in cui il cibo viene acquistato in un solo prodotto, valorizzando appunto il localismo, abbattendo le grandi distanze e valorizzando anche il prodotto che sarà di qualità garantita e sarà prodotto utilizzando meno acqua e terra rispetto all'agricoltura convenzionale e inoltre con la garanzia di produttività a metro quadro più elevate. Come funzionerà la startup? La startup gestirà l'intero ciclo di vita della serra, dalla sua progettazione alla vendita diretta dei prodotti. E niente, sono sicura che grazie a questo percorso che mi attende in Speed Me Up, oltre ad allargare il mio team, l'idea di un nuovo modo di fare la spesa diventerà reale. Grazie.